Amici, lo sapevate che questa mela, la renetta, è una delle più adatte in cucina, soprattutto nei dolci? Scopriamo perché! Amici, sono in Trentino e qui si respira un'aria incredibile, la stessa che culla lei, la mela renetta. Sono con Michele, presidente di uno dei consorzi di produttori appunto della mela renetta. Michele, mi racconti cosa la rende unica nel gusto, ma anche di fatto un alleato per la nostra salute? La renetta è la nostra mela storica, è unica nel suo genere per le sue caratteristiche, il colore, la buccia, e soprattutto le caratteristiche organolettiche, è ricca di vitamine, polifenoli e antiossidanti, e queste caratteristiche la rendono unica nel suo genere. Io adoro, poi con quel tocco di acidità è una delle mie mele preferite. Michele, io so che la raccolta delle mele avviene a settembre, ma abbiamo la fortuna di poterla gustare di fatto fino a giugno. Ecco, mi racconti come avviene questo processo e soprattutto cosa la rende una delle mele più pregiate. Sì, come dici te, la raccolta inizia a metà settembre e le nostre celle frigorifere ci permettono di poter mantenere il prodotto fino a inizio estate. Questa pratica a temperature basse mantiene invariate le caratteristiche organolettiche di questa mela. Sicuramente è la mela che possiamo dire resina della cucina per lo strudel, le torte di mele o le mele al forno, e pur essendo cotta conserva le sue caratteristiche antiossidanti. Guarda Michele, io ho un sacco di idee per utilizzarla in cucina e non vedo l'ora. È stato quasi un peccato tornare, ma ovviamente non sono tornata a mani vuote. La mela renetta fior fiore è perfetta per fare dolci perché è leggermente acidula e quindi oggi la utilizziamo in questo crumble di mele super croccante e la mela la facciamo caramellare perché oltretutto la renetta tiene la cottura in un modo fantastico. Iniziamo! Per il crumble di mele renetta e cannella ci servono 100 g di burro più 20 g per la cottura delle mele, 100 g di zucchero più 5 cucchiai per la cottura delle mele, cannella, un limone, 400 g di gelato alla crema, 50 g di farina di mandorle, 50 g di farina da polenta, 100 g di farina 00 e 3 mele renette. Cominciamo quindi dal crumble che è davvero semplicissimo. Prendiamo una ciotola e all'interno andiamo semplicemente a mettere tutti gli ingredienti, quindi zucchero, farina da polenta che darà una consistenza quasi croccante, veramente io adoro fare il crumble con la farina da polenta, e poi essendo piemontese, un po' montagnara, capite? Farina di mandorle, farina 00 e in ultimo il burro. Semplicemente, quasi come se fosse una frolla, andiamo a lavorare il tutto con la punta delle dita fino ad ottenere un composto quasi sabbioso. Io adoro preparare i dolci di mele, hanno veramente un sapore di casa. Anzi, quando mia mamma torna a casa, li lavora all'estero, in Spagna, un dolce che non posso non farle trovare è la torta di mele cremosa, un torta tutto mele. Insomma, un trionfo di cannella, dolcezza, è veramente, non solo sa di casa, ma anche di mamma. Vedete che la consistenza è quella quasi di sabbia bagnata, cioè andando a spremere l'impasto nella mano si compatta, però è molto molto friabile. Quindi teglia che ho già foderato con carta da forno e ho anche un coppapasta del diametro 5-6 cm. Dentro il coppapasta mettiamo una manciata di impasto e dobbiamo creare insomma una base di più o meno un centimetro e mezzo. Pressiamo leggermente, perfetto, voilà, e creiamo diverse monoporzioni. Inforniamo a 190 gradi, forno statico, per 15-20 minuti. Dedichiamoci quindi alle mele renette. Allora, semplicemente le andiamo a pulire e fare a spicchi. Le vado per comodità prima a tagliare in quattro. Tolgo via il torsolo e poi le andiamo a pelare. Le taglio ancora a metà e questa è più o meno la dimensione che stiamo cercando. Con le bucce e i torsoli in realtà possiamo semplicemente metterli in una pentola, coprire con acqua, un po' di aromi, quindi scorza di limone, cannella e anche magari dei chiodi di garofano, e possiamo fare una sorta di vin brûlé senza vino, però insomma una tisana perfetta per l'inverno. Quindi tengo le bucce e i torsoli per questa
deliziosa tisana. E nel frattempo noi cuociamo le mele. La base è caramello, perché insomma è un dolce bello goloso. Quindi scaldiamo una padella e io preparo un caramello secco, quindi solo zucchero, niente acqua. E poi, se volete andare un po' più sul sicuro, potete aggiungere un po' di acqua, sempre nell'ordine acqua e poi zucchero. Quindi per 100 g di zucchero circa 25 g di acqua. Ci impiegherà un attimino di più, però insomma siete un po' più tranquilli. Altra differenza tra caramello secco e caramello con acqua è che a secco possiamo andarlo a mescolare, invece se lo facciamo con acqua, mi raccomando, potete muovere la padella, il pentolino, ma non andate dentro con il cucchiaio, altrimenti cristallizza. Questo è il colore che stiamo cercando. Se c'è qualche grumo, non vi preoccupate, tanto nella cottura si andrà a sciogliere. Però insomma, facciamo attenzione al colore, perché il caramello, bruciarlo è un attimo. Quindi subito abbassiamo la fiamma, andiamo ad aggiungere una noce di burro e la facciamo ben sciogliere. Perfetto. Mentre il burro scioglie, prendiamo giusto qualche goccia di succo di limone. Come sempre lo rolliamo, perché in questo modo il succo uscirà più facilmente. Una bella mescolata. Io decido di aromatizzare il tutto anche con qualche stecca di cannella. Cannella in polvere va anche benissimo. Ne mettiamo giusto un paio. E a questo punto possiamo mettere anche le mele. Le disponiamo a raggiera e le facciamo cuocere circa 20 minuti, fiamma dolce, andandole a girare, insomma, a metà cottura con il coperchio. Devono diventare belle morbide e soprattutto caramellate. Le mele sono pronte. Fantastiche, belle morbide e caramellate, il profumo è incredibile. Nel frattempo vi faccio vedere le nostre basi, che sono croccantissime, super friabili e perfettamente dorate. Non ci resta che impiattare i nostri dischetti, e su ogni dischetto vado a mettere circa 2 spicchi di mele. Sono morbidissime, quasi cremose. E adesso ingolosiamo il tutto con una bella pallina di gelato. Quindi acqua bella calda, bagniamo un attimino. Io ovviamente ho scelto il gelato alla vaniglia. Una bella pallina. Le mele tiepide, il gelato, cioè è veramente un tripudio di golosità questo. Ultimo tocco, giusto un pizzico di cannella. Cioè, già affondando il cucchiaino si sentono tutte le consistenze di questo dolce. La mela che è quasi cremosa, il gelato, la croccantezza del crumble. Alla nostra! Provatelo e fatemi sapere. Ciao amici! Questo crumble golosissimo con le mele renette lo trovate anche sul numero di Fior Fiore in Cucina di questo mese.